insegnanti, cittadini consapevoli, perché noi ne abbiamo veramente bisogno, noi istituzioni abbiamo bisogno della vostra partecipazione alla vita civile e sociale. Grazie a voi. Prefetto di Salerno, Francesco Russo, in visita a Centola. L'appuntamento si è svolto questa mattina a Palazzo di Città, dove il prefetto è stato ricevuto dai rappresentanti delle istituzioni locali, con a capo il sindaco Carmelo Stanziola, e dai bambini delle scuole del paese. Non sono mancati i rappresentanti territoriali delle forze dell'ordine. Il prefetto Russo, sin dal suo insediamento, ha reso nota la sua intenzione di conoscere da vicino il territorio in cui opera e incontrare gli amministratori locali. È stato uno dei primi obiettivi, sin da quando sono arrivato, incontrare gli amministratori, venire nei territori per capire quali sono i problemi e affrontarli insieme. Sì, oggi è stato veramente, io l'ho detto nel mio intervento, che è stato estremamente positivo questo approccio. Da un lato le istituzioni, e ancora una volta devo ringraziare tutte le forze di polizia, le forze dell'ordine presenti sul territorio per la loro presenza e per l'impegno che profondono quotidianamente, poi c'erano le associazioni, la protezione civile e poi c'erano i bambini, i ragazzi, ed è stato estremamente stimolante per me poter colloquiare con loro. Insomma, come dicevo al sindaco poc'anzi, oggi ho detto delle cose che magari non mi capita di dire spesso, ho ricordato anche un po' parte del mio lavoro nel passato, che poi con i giovani, e infatti questo ho voluto sottolineare soprattutto, la necessità di passare la propria esperienza a quelli più giovani e di avere anche nelle pubbliche amministrazioni nel più breve tempo possibile un'immissione di nuove generazioni. Una richiesta che è arrivata una fra tutte, insomma, la presenza di più forze dell'ordine, soprattutto in un periodo estivo, un territorio che naturalmente vede moltiplicare la sua comunità. Guardi, noi si fanno vari servizi d'estate qui, bisogna vedere poi i modelli, di una volta sul territorio c'erano spesso questi tipi di stazioni estive e via discorrendo. Adesso considerate anche che nelle forze polizie c'è stata una riduzione di numeri che adesso si sta mano a mano riaumentando, quindi non è più quello il modello, ma di fare degli interventi straordinari. Può darsi che per il futuro, nel momento in cui, perché a me non piace dire delle cose giusto per dirle, si saranno di nuovo rafforzati gli organici delle forze polizie, noi potremo tornare a dei modelli di stazioni estive sui vari territori. Il sindaco ha ricordato i tanti progetti, naturalmente molti dei quali riguardano la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale. Il procuratore ricordava l'Arco Naturale, un territorio che vive proprio grazie, come dire, ad una valorizzazione e salvaguardia del proprio patrimonio ambientale. Si lavora molto per tutelarlo. Sì, questo è fondamentale, anche perché questo territorio ha una valenza evidentemente turistica fondamentale, valenza turistica, oserei dire, mondiale, conosciuto questa zona in tutto il mondo, per cui è chiaro che far fronte alla fragilità e riportare il territorio allo splendore di un tempo diventa un fatto essenziale anche da un punto di vista economico, quindi questo è un aspetto sicuramente che fa onore a chi opera in questo campo. Questo messaggio ai ragazzi, ecco, l'hanno ascoltato con attenzione, anche con ammirazione, la sua voce oggi rappresenta un'autorevole presenza, la sua voce a questi ragazzi che hanno in mano il futuro del Civello. Sì, il rispetto, l'impegno soprattutto nel quotidiano è un forte senso di cittadinanza. Un forte senso di cittadinanza non vissuta soltanto per rimarcare quelle che sono le carenze, ma anche in senso costruttivo, questo lo dico non solo ai giovani, lo dico un po' in generale. Anche agli amministratori. Bisogna vivere, ma un po' anche in generale ai cittadini, ma come messaggio evidentemente, come testimonianza. Bisogna vivere la propria cittadinanza anche in senso positivo, cercando sempre di fare quanto più si può fare per il proprio territorio. La famosa domanda di Kennedy, no? Non chiedete che cosa ho fatto, dite che cosa dovete fare voi per... È un po', vale un po' per tutti noi, insomma, noi dobbiamo sforzarci ogni giorno, in primo luogo le istituzioni, ma un po' tutti, di immaginare che cosa possiamo fare di positivo per la società in cui viviamo.